giro turistico. Stavo dicendo che questa è la moto più giovane della casa, perché ha solo 2 anni e pochi chilometri, però è quella che è andata più lontana, perché è questa che è andata a Capo Nord, come c'è scritta nell'apposita etichetta, vedi? Partendo da Torrata Salerno, questa moto ha raggiunto in 9 giorni e 5.350 km Nord Cap, 71 gradi 20 primi 21 secondi, nel giorno 28 luglio 2007, totale del ride 11.147. Poi la seconda moto. La seconda moto? La seconda moto che ha 7-8 anni, quella di mia moglie, dai, mia moglie mi segue con questa quando non andiamo così lontano, quando facciamo il giro dell'Adriatico, la Croazia, la Sicilia. Fuori porta, insomma. Questa moto è una Honda Shadow, va in ufficio la mattina, va a fare la spesa. Questa è quella che usa lei, che ha solo 9 anni. Poi abbiamo la 25enne, eccola qua. Eccola la 25enne. La 25enne, questa ha girato il mondo, ecco qua. Scusami, il conta chilometri, ecco il nuovo conta chilometri, ed ecco che cosa c'è scritto. Aggiungere 107.000, ecco qua. Tutte marcianti le moto. Sì, sì, perfetto. Io ricordo, ne caccio una al giorno, infatti oggi toccava quello là, in maggio, sai come è incazzato domani? Sicuro farei i capricci. Questa qua è famosa anche perché l'anno scorso ha fatto il motogiro d'Italia. Attenzione, questa ha fatto il veterinario in montagna, quindi anche questa ha girato 99.000 e adesso è a 75.000, quindi è 175.000 questa qui. Madonna. Ed è l'unica che è andata in Inghilterra, è andata a sinistra e è andata a Londra. Questa è l'unica che è andata a Londra e ha quasi 40 anni, 37 anni, quando ne ha mio figlio, perché l'ho comprato quando è nato lui. Siamo a 40 anni, giriamo, siamo a 40 anni, Università di Napoli. Questo è già fatto l'università, Scambler 350. Questa è. Ora ci devo montare la batteria, ma domani mi ha detto che oggi tocca. Prendo Genuta, questa qua, domani ci metto la cosa, ma siccome toccava a lei il sabato, che l'avete portato sul lungomare, che tutti si fermano, ah, quella no, domani la potete vendere, allora mo lei sicuro domani farei i capricci per mandarsi in moto. Perché mettere in moto questa moto, voi non lo sapete, ma è una cosa terribile. 1, 2, 3, 4 e 5, ma il gioiello di casa è la moto di papà, 60 anni. Marciante, qui abbiamo imparato io, qui ha imparato mia moglie, qui ha imparato mio figlio, questa è arrivata persino a Pescara, quando papà è andato a vedere, facevano una Formula 1, sì, un lungomare di Pescara negli anni 50. Esattamente. Ed è arrivata anche a Firenze questa qua, papà si era avviato con le strade sterrate dell'epoca, e ci ho girato mezzo cilento con questo qua, che mio padre diceva, ma tu siccome si chiude a finisce a Sicilia? Ma come se la notte, la lampadina funzionava e non funzionava, insomma.